novembre l'Italia ricorda l'armistizio di Villa Giusti che nel 1918 consentì agli italiani di rientrare nei territori di Trento e Trieste portando a compimento il processo di unificazione e mettendo fine alla Grande Guerra dopo quasi 3 anni e mezzo. Il 4 novembre del 1921 poi la tumulazione del Milite Ignoto in onore dei sacrifici dei soldati caduti in difesa della patria. Nel 1922, il 4 novembre, fu dichiarato festa nazionale. Anche ad Arezzo oggi le celebrazioni del giorno dell'unità nazionale delle forze armate. Dopo l'alza bandiera al sacrario militare, le celebrazioni presso il Salone d'Onore della Prefettura di Arezzo. Oggi celebriamo la festa dell'unità nazionale e la giornata delle forze armate che sempre di più sono quelle che ci garantiscono il rispetto di quelli che sono i principi costituzionali ma soprattutto la pace e ancor di più in un momento come questo dove il mondo è devastato dalle guerre l'importanza del ruolo delle nostre forze armate anche nelle tante missioni di pace all'estero è veramente indispensabile. In questa giornata devo dire che però un pensiero commosso va anche alle vittime dell'alluvione che c'è stato in questi giorni nella nostra Toscana e una vicinanza particolare ai familiari delle vittime. A far da cornice alle celebrazioni l'esecuzione di brani musicali a cura degli allievi dell'Istituto Comprensivo Martiri di Civitella, in Val di Chiana. È indispensabile che comprendano il valore delle nostre istituzioni, di quanto sia importante per la nostra vita repubblicana e per le nostre, per la salvaguardia dei nostri diritti la presenza delle forze armate.